Ciao a tutti, buonasera e bentornati sul canale Twitch di Atleta News, dalla redazione di atletanews.sport, il direttore Giulio Gezzi, ma dall'altra parte a coadiuvarmi a permettere tutto in diretta ci sono Nicolò Masini, Mattia Mingione, Raffaele Navarra, oggi in veste di special guest, dall'altra parte Andrea Buzzao alla moderazione della chat come al solito, ma come al solito per ogni intervista che si rispetti non posso essere qui da solo, ci sono qua con me Neri e Gaia Pieraccini, che sono Neri un atleta di sport equestri che andremo poi ad approfondire, di cui andremo a approfondire la storia, soprattutto le gare, mentre Gaia, che di Neri sarebbe genitore 1 o genitore 2, dipende dalle preferenze, che è poi anche la responsabile di tutte le attività della vostra associazione, che è Horse and Fun Jumping Team. Ok, grazie, perché io ho con problemi di dislessia, ogni tanto la lingua zoppa, ma che fanno un sacco di attività sportive per i giovanissimi e i meno giovani, per gli inesperti di cavalli e per chi invece è più esperto come Neri, che insomma ci racconterà un po' quello che sono le sue attività. Doveva esserci poi anche qui un altro ospite. Sì, mio padre, che sarebbe Giulio. Babbo, Giulio. Che è la colonna portante di tutto ciò, però. Da cui è un po' nato tutto in qualche modo, o mi sbaglio? Sì, la sua passione, le sue idee, è come il nostro mentore. Il mentore, giustamente, da padre in figlio, quindi c'è stato un po' questo passaggio. Però ecco, poi se ci quanto Giulio l'avrei chiesto a lui, però tocca a voi la responsabilità quindi di raccontarci un po' come nasce l'azione quindi per i cavalli. Mio papà di fatto aveva iniziato a montare a cavallo in Toscana, a Firenze, è una passione che gli è venuta anche da parte di mio nonno, che non era comunque molto esperto, tutto era soltanto un buon appassionato. Di fatto il suo mestiere attuale, anche lui ha avuto una bella carriera sportiva, ha fatto i suoi bellissimi risultati e tutto, e a un certo punto, quando poi sono subentrato io, si è dedicato molto a me e alle realtà sue intorno, come lavorative o mie sportive personali. Ecco, e invece questo è il rapporto padre figlio, molto sì. Bello portare la passione al padre figlio, ma poi invece c'è la questione del matrimonio. Per cui magari la genetica potrebbe aiutarci a spiegare tante cose, ma invece poi quando ci si ritrova a sposare in un certo senso sia un uomo che la sua passione, come te la sei vissuta, Gaia? Cioè, diciamo che noi ci siamo conosciuti in Toscana sui campi di gara, quindi diciamo ci siamo conosciuti già che io avevo 28 anni, lui 30, quindi ci siamo sposati anche abbastanza presto e abbiamo cominciato a condividere insieme una realtà lavorativa che fino a quel momento per me era solo una passione, diciamo, aiutata grazie anche alla mia famiglia, mentre per lui già era diventato un lavoro, anche perché era ufficiale dei carabinieri, già insegnava in una scuola affermata di Firenze, aveva già una sua realtà sportiva con degli allievi che già avevano cominciato a fare gare di alto livello, quindi diciamo lui era già strutturato. Io in quel momento cominciavo un po' a dilettarmi con i bambini della scuola, nel frattempo studiava all'università, quindi per me è cominciato un po' come un gioco e poi dopo invece è diventata un'attività lavorativa che adesso impegna tutta la famiglia. Infatti questo è uno degli elementi distintivi, se vogliamo, di questa storia e della vostra storia, ma non l'unico, perché poi ci sono dei meriti sportivi e non solo che vanno sottolineati, che vanno raccontati e che fanno della vostra associazione insomma anche un team, una squadra
di livello e di tutto riguardo. E Neri mi raccontava, prima che accendessimo le telecamere, un po' del suo excursus, che lo vede salire per la prima volta su un cavallo all'età di 10 anni. Sei un 2000 poi, sì, classe 2000 non si direbbe probabilmente, perché io non so che cosa gli avete dato dopo il 99 ai vostri figli, però è un classe 2000, e quindi a 12 anni per la prima volta su un cavallo, e dopo un paio d'anni già... Sì, ho avuto la possibilità di partecipare già al mio primo campionato europeo a 14, a 10-11 anni ho iniziato, e da lì all'età di 14 ho fatto il mio primo campionato europeo. Ecco, abbiamo sul canale di Atleta abbiamo parlato già più volte di sport equestri, abbiamo avuto anche altri cavalieri qua, però avere un ragazzo giovane come te, in pieno rappresentante della generazione X, diciamo, che si avvicina a uno sport per nulla popolare, no? Diciamo, certo. No? Non il calcio. Certo, avevi la passione di famiglia, avevi la passione di papà e mamma, però hai scelto in qualche modo, in un momento hai scelto che quella sarebbe stata la tua carriera, sia sportiva che poi anche in ambito lavorativo. Cosa succede nella testa di un bambino si può dire, di 10 anni, quando sale su un pony per la prima volta e poi si ritrova a competere? Cioè, sicuramente è una passione che ti cresce piano piano, comunque costruendo anche un rapporto con il tuo cavallo o che sia pony, e è una passione che ti cresce, come dicevo, lavorandoci insieme, imparando cose nuove, e comunque il avere a che fare con un altro essere vivente. Non è che è uno sport individuale che sei solo te stesso, hai la possibilità di relazionarti proprio con l'animale, e quando riesci a comprendere queste sensazioni, devo essere sincero che ti fa appassionare molto. E quando sei riuscito a capire appieno questa presenza di un altro essere vivente con cui tu devi condividere esperienze anche, no? Perché immagino che per un bambino di 10 anni non sia facile comprendere questo aspetto. Quello sicuramente ti cresce un po' più in là, nel senso verso l'età dei 13-14 ti rendi conto, almeno è successo a me, completamente in che realtà ti trovi. E inizialmente fa anche parte di questa, diciamo, inizio la passione dell'amicizia con gli altri ragazzi o ragazze con cui tu partecipi ai vari corsi per iniziare, e anche il entrare in rapporto proprio con l'animale. Ok, quindi è una cosa che si matura, viene pian piano, ovviamente, immagino sia anche nel ruolo un po' dell'istruttore o dell'allevatore, portare i giovanissimi a questo rapporto con il cavallo. Poi certo, attività che nella vostra associazione Gaia fate, dicevi. Sì, sì. Ecco, appunto, tu hai sia l'esperienza da cavaliera che da addestratrice che da mamma. Sì. Quindi come si aiuta un bambino anche di 10 anni ad approcciarsi a un cavallo, non solo all'attività sportiva, ma anche a un cavallo che è un essere vivente? Sì, innanzitutto ci dobbiamo affidare assolutamente a scuole riconosciute e serie, perché questo è importante, perché comunque il nostro sport è uno sport meraviglioso, ma può essere anche, tra virgolette, pericoloso. Non voglio mettere timore a nessuno, però i ragazzi devono avere sotto di sé dei cavalli idonei per il livello che sono. Quindi quando l'attività, la federazione addirittura la prevede fino dai 3-4 anni l'avvicinamento al pony, quindi quando ci si avvale di una struttura preparata e con dei buoni pony e degli istruttori qualificati, la prima cosa che si cerca col bambino è di farlo divertire.
quindi tutto deve essere un gioco, tutto deve essere molto easy, deve essere facile. La scuola dei pony aiuta molto, perché il fatto che il bambino piccolo si relaziona con un animale ugualmente piccolo non lo mette in soggezione, quindi si deve sentire, il bambino si deve sentire il protagonista di questo sport, non si deve sentire sul cavallo un passeggero, deve avere l'autonomia e quindi deve avere la sensazione di poter condurre e tra virgolette dominare un po' il cavallo, in modo che non avendo poi così delle brutte esperienze può vivere questo sport nel divertimento. Infatti la federazione prevede tante attività ludiche proprio perché questo avvenga. Poi è chiaro, quando da questo scaturisce la vera passione, allora si apre un mondo. Infatti qui ci sono le immagini dei nostri centri estivi presso la società Ippica Talenti, con l'Orsen Fan Talenti, dove abbiamo avuto quest'estate, da metà giugno fino a metà luglio, 20, 25, 30 bambini che hanno passato con noi la giornata dalle 9 alle 5 del pomeriggio, condividendo appunto pranzi, la pulizia del pony, l'alimentazione del pony. Ah, quindi proprio tutta l'attività di scuderia, cioè non solo il ruolo del cavaliere, ma esatto, la cura del cavallo. La cura del cavallo, perché deve essere proprio vissuta a 360 gradi. Questa è la base, perché il bambino si deve appassionare un po' a tutto. Poi da questa, diciamo, esperienza può scaturire anche la volontà di far di più. E allora a quel punto intervengono le famiglie, si fa un progetto e da niente siamo riusciti a portare anche appunto ragazzi agli europei, che hanno cominciato come lui con i centri estivi. Ragazzi, ti stai riferendo a Neri o anche altri? A Neri, anche altri. Ecco. Ti dico solo che una squadra, correggimi se sbaglio, degli ultimi europei pony, e che la squadra è composta da 5 diciamo partecipanti selezionati dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Di questi 5, 4 erano erano allievi di mio marito, quindi è una realtà importante quella. Insomma, che abbiamo, ne sfornate un bel po' di talentini. Allora, hai parlato e accennato alla struttura su cui vi appoggiate, che si trova qui a Roma a Talenti, che per chi è fuori dal raccordo, insomma, è una zona, come possiamo dire, forse semiperiferica, perché periferia non è, è abbastanza dentro la città, è dentro il raccordo anulare, però è proprio città metropolitana in pieno. E ogni tanto fa un po' strano, no, pensare a un maneggio, a una situazione con cavalli, eccetera, cioè proprio all'interno della città. E fa in qualche modo anche strano pensare a dei bambini che magari stanno, giocano al parco a pallone o alla PlayStation a casa e poi hanno potenzialmente il maneggio sotto casa. Allora mi chiedevo, siccome io da bambino ero così, facevo nuoto, mi piaceva tantissimo, però c'erano le giornate che proprio non gliela potevo fare, e quindi cioè, i pianti disperati, eccetera, eccetera. E un bambino che entra per la prima volta in un maneggio, un bambino abituato alla città poi, no? Al contesto cittadino, come si approccia al cavallo proprio? Qual è il primo approccio? Non lo so, sguardo, carezza, hanno paura, sono curiosi? Dipende ovviamente da bambino a bambino. Ci sono soprattutto le bambine, allora si avvicinano come se fosse un peluche, anche perché adesso ultimamente, soprattutto in televisione, ci sono tante storie sui cavalli, tanti film sui cavalli, tante serie TV sui cavalli, quindi già... Gli unicorni che sono dappertutto. Esatto. Infatti quando facciamo i centri estivi glieli facciamo pitturare, perché cioè fanno le cose più disparate, però si divertono. E quindi diciamo si avvicinano, come dicevo prima, principalmente come gioco, come se fosse un animale d'affezione, il cane, un rapporto così. Poi noi abbiamo la fortuna lì presso la società Ippica Talenti di avere anche questi pony minuscoli, quindi i bambini anche appunto di 3 anni ci si possano avvicinare come veramente fosse un animale domestico. E altri invece si appassionano, cioè arrivano lì alcuni anche per la passione dei genitori, perché ci sono magari genitori che hanno montato o ai quali piacerebbe che il bambino montasse, quindi magari vengono portati lì dai genitori oppure dal fratello che monta. Cioè ci sono tante sfaccettature e cerchiamo sempre di
psicologicamente di capire l'esigenza del bambino e della famiglia, cioè cerchiamo sempre che questa cosa non sia mai una forzatura. Noi diamo la possibilità di montare a tutti, facciamo le lezioni di prova, siamo molto elastici, però di fronte magari a un bambino, come a volte succede, che lo vediamo rigido, che non si vuole, che ancora non è pronto a fare questa esperienza, anche se magari il genitore per amor proprio vorrebbe farlo continuare, noi siamo i primi a dire no, non è il momento, facciamolo magari tra un anno, quando sono più pronti, perché comunque è uno sport dove appunto è il bambino il protagonista, il bambino e il pony, quindi deve essere il successivo cavallo, quindi il rapporto è loro, non ci deve essere nessun'altra interferenza, a mio parere. E devo dire che è un parere sicuramente condiviso, perché quello del rapporto tra cavaliere e cavallo è sicuramente un aspetto imprescindibile, fondamentale di questa disciplina a qualsiasi livello. E poi insomma c'è stato raccontato anche da qualsiasi altro vostro collega in vari modi e misure, ed è quello che affascina di più sicuramente. Infatti Neri, ti volevo chiedere proprio dei tuoi cavalli. Sì. Mi hai detto che hai iniziato con i cavalli di papà e poi crescendo avrai avuto i tuoi, no? Quindi volevo sapere, volevo che ci raccontassi un po' del rapporto con i tuoi cavalli, anche dal primo a quello che monti adesso. Sì, io di fatto ho avuto nella mia carriera sportiva tanti cavalli di diversi livelli. È normale, perché te per crescere hai bisogno di un livello, un cavallo più principiante che ti può portare a affrontare le tue prime gare, fino a quando poi ho avuto cavalli magari molto più difficili da gestire, ma per un livello importante come magari mi trovo adesso. Poi dipende tutto dalla situazione in cui magari mi sono trovato momenti con tanti cavalli, momenti con meno cavalli, quello dipende di fatto dal nostro lavoro, dalle nostre realtà. E ho avuto cavalli di proprietari, cavalli miei, cavalli di mio padre, tanti buoni. Visto che con i cavalli non possiamo parlare ovviamente, certo, non possiamo sapere la loro, però tra tutti questi cavalli immagino ci siano state differenze anche di indole, no? Certo. Quindi com'è il cavaliere che si deve adattare al cavallo? È più il cavaliere che si adatta al cavallo, assolutamente, o viceversa? Assolutamente, dipende. Quello poi dipende tutto a livello, se uno vuole parlare a livello caratteriale, quello sei te personalmente che devi trovare il modo per avvicinarti, diciamo, all'animale e tutto di sé per sé da terra. Poi quando tu entri nella parte tecnica, dove devi affrontare un percorso o una sessione di lavoro con il tuo cavallo, quello sta a te e al tuo istruttore da saper gestire in base alle esigenze del cavallo. Perché non a caso si parla di talento, no? Il talento del cavaliere non è altro che la sensibilità ad interpretare l'animale, cioè a capire. Poi di talento tecnico anche stiamo quello parlando. Di fatto il tecnico, almeno dalla mia esperienza, ti esce facendo molta pratica. È normale che più pratica fai e più hai la possibilità di imparare e svolgere situazioni diverse e cavalli diversi, perché ogni cavallo è diverso, e quindi facendo quello tu hai la possibilità di imparare ogni volta qualcosa di nuovo e affrontare un problema, diciamo un problema dove tu ti devi adattare, nuovo. Quindi è normale che più esperienza fai, più diciamo impari. Poi allo stesso tempo, a livello proprio di talento, quello è una cosa personale, dipende da te con che sensibilità o con che tatto riesci a gestire il tuo, diciamo, animale. Allora, parliamo a questo punto, visto che siamo entrati un po' più nel tecnico, parliamo di gare e di agonismo. Tu mi dicevi fai gare di salto ostacoli.
Hai fatto più o meno sempre quello o c'hai o hai affrontato altre gare? Quindi sei uno specialista, tipo si definisce così. E proprio all'interno dell'ambiente gara, ok? Riproduciamo un po' una gara per chi non è mai stato su un cavallo, non è mai stato su un campo di salto ostacoli. E la domanda che spesso viene fatta più di tutti è: ma è il cavallo o è il cavaliere? Io sono dell'idea che di fatto è 50-50, o molte volte anche più 60-40 da parte del cavallo. Mm-hmm. Il cavallo di fatto è molto importante, poi il cavaliere anche di fatto è super importante tutto, ma il cavallo deve essere nelle condizioni adatte e allenato nel modo giusto per poter partecipare a una competizione, perché è normale che se il tuo cavallo non è in forma, non è in una realtà e non è pronto, è quasi impossibile poter essere competitivi in una competizione. Quindi quello è anche te, diciamo, da meno esperto nel momento in cui ti approccia a questo sport, è anche molto è molto, diciamo, un compito che deve affrontare più il tuo istruttore, perché comunque lui si deve mettere lì, essere pronto ad assicurarsi che tutto sia in ordine per te per partecipare alla tua competizione, diciamo. Ok, quindi facciamo conto, tu sei là dietro, ti stai preparando a entrare nel recinto, sei sul tuo cavallo, hai il tuo percorso in mente che dovrai fare. Quali sono le sensazioni in quel momento? Perché se uno fa riferimento a un altro sport, chiunque abbia fatto uno sport agonistico sa che quando entra in gara sentirà la pressione magari, certo, del pubblico, magari dei giudici o rispetto a quello che è stata la propria esperienza, ma qui hai appunto un elemento in più che è quello del cavallo, certo, che tu puoi interpretare fino a un certo punto poi, perché, certo, poi... E quali sono quindi i timori pre-gara di un cavaliere? Sicuramente se il nostro sport, io sono dell'idea che è uno sport molto di testa, perché alla fine tu devi assicurarti di fare determinate azioni in un momento esatto, preciso, per poter dare il massimo al cavallo che tu in quel momento stai montando. E di fatto, come dicevo, le ansie immagino che almeno nel nostro sport ci sono, e immagino ci saranno in tutti, l'ansia di sbagliare, anche l'ansia di potersi far male. Nel nostro, perché comunque a volte ti ritrovi in delle gare magari di livello molto importante e dipende in che situazione ti senti, dici: ah, magari il mio cavallo non ce la può fare, io non ce la posso fare, ti vengono molte ansie, diciamo. E però al di fuori di quello io credo molto che con l'allenamento, la concentrazione e il, diciamo, dedicarsi proprio a questo sport e assolutamente l'esperienza, uno riesca a svolgere tutto senza problemi. Senza problemi, appunto, dipende da come ci si è arrivati poi, certo, alla gara. E infatti Gaia, prima abbiamo parlato di come voi aiutate le famiglie, i giovani, i bambini che si avvicinano al mondo equestre ad avvicinarsi a un cavallo, a montarlo. E poi dopodiché però avete la vostra attività agonistica, per cui siete una squadra di sport equestri a tutti gli effetti riconosciuta dalla federazione, avete anche il vostro campo d'allenamento sempre qui a Roma, però un po' più fuori, sulla Cassia, no? Sì, ci vogliono un po', ci vuole 10 minuti in più esatto, ad arrivare, ma giustificai al fatto che lì invece si trovano atleti e cavalli di spessore, insomma, di livello un po' più alto, sì, possiamo chiamarlo un livello agonistico. Certo, diciamo che lì presso appunto il Cassia Equestrian Club, dove c'è la nostra associazione, che è l'Urso Infant Jumping Team, c'è l'atleta in qualità di cavaliere, ma c'è anche l'atleta in qualità di cavallo, perché anche il cavallo va visto come un atleta. Molti sottovalutano questo aspetto. Quando
si deve affrontare delle competizioni importanti come una Coppa delle Nazioni, europee, gare di un certo spessore, cioè altezze di 1,50 m, 1,60 m, il cavallo sotto deve essere performante. E quindi nella nostra organizzazione non si lascia niente al caso, cioè noi ci avvaliamo del dentista, del chiropratico che viene dalla Francia, del veterinario che sistematicamente al rientro da ogni gara controlla e fa un check-up del cavallo nella sua totalità, cioè sono tutte cose che magari... Tutte cose che fa un qualsiasi atleta al ritorno da una gara importante. A volte si sottovaluta, perlomeno nella nostra famiglia, magari si sottovaluta più l'atleta nel Riviera Cina che da chiropratico non ci va penso da 2 anni, piuttosto del cavallo, no? Non gli si fa mancare niente, anche perché si parte dal presupposto che il cavallo ha una dieta perfetta, materie prime di qualità. Il cavallo non parla e quindi a fronte di ciò non gli si fa mancare niente, certo. Perché così siamo sicuri. E quindi c'è una realtà bellissima dove tante famiglie ci seguono con passione e che abbiamo visto anche stravolgere, perché famiglie che erano abituate, per dire, a fare le vacanze sulla neve, a andare in Sardegna, a fare viaggio all'estero con questo sport, si sono viste poi così coinvolte che non vanno più da nessuna parte. Cioè, si concentrano esclusivamente. Però è una bella realtà, perché sono tante famiglie che condividono insieme lo sport dei ragazzi, ecco, in una competizione sana, e questo è l'importante, perché sono tutti ragazzi a tutti i livelli che cercano di dare il meglio di sé e quindi vanno comunque a prescindere premiati, perché sono sempre delle belle persone e si dedicano con tutte loro stesse a questo sport. È importante riconoscere anche quando sbagliano che ce l'hanno messa tutta, ecco. Vabbè, chiaro, chiaramente poi all'interno di un'attività agonistica anche questo è l'importante, esce fuori sicuramente il campione, ma certo, poi c'è una base di atleti, cavalli, immagino che ce la mettono tutta con tutta la passione possibile. Ma a livello di organizzazione, proprio cosa di cui ti occupi principalmente tu, cosa vuol dire avere una scuola d'elite di sport equestri nel momento in cui questi sport, queste attività non sono di certo all'ordine del giorno, non sono, come dicevamo, così popolari da riempire una scuola, insomma, ci sono difficoltà o la vostra attività va liscia? Diciamo che siamo stati molto fortunati, perché essendo uno sport all'aria aperta non siamo stati minimamente penalizzati, e devo dire che molti bambini si sono avvicinati al nostro sport quest'anno proprio perché magari chi faceva karate, chi faceva nuoto, chi faceva danza purtroppo non ha potuto continuare la propria passione. Alcuni hanno deciso di proseguire, altri torneranno alla loro attività in precedenza, però abbiamo avuto modo di far conoscere a tanti questa realtà e è stata una bella cosa, anche perché abbiamo dato l'opportunità a tanti bambini che in questo momento storico non potevano fare altro di farli passare all'aria aperta quei 2 o 3 pomeriggi a settimana, che per loro è stata vitale. Quindi l'equitazione è un po' uno sport covid free praticamente. Sì. Non vi siete fermati mai, quindi no. Voi l'attività solamente il lockdown, quello chiaro, vero e proprio, sì. Poi chiaro. Siamo stati dove potevamo soltanto prenderci cura dei cavalli. Sì, che sì. Giustamente non possono rimanere per il benessere, sì. Quindi potevate andare in maneggio per la cura del cavallo, cioè, ma solamente atleti riconosciuti dalla federazione o proprietari di cavalli, cioè la scuola di base si è completamente fermata, quindi solo per il benessere del cavallo. Sì. E la federazione, devo dire, in questo si è battuta molto e ci ha aiutato molto, perché in una struttura come a Cassia, dove erano presenti 50-60 cavalli, che all'inizio con il primo lockdown se ne potevano occupare solamente 3 persone, mio marito e altri 3 o 4 collaboratori, era veramente difficile poter accudire e movimentare tutta questa quantità di animali. Infatti poi dopo anche la federazione... faccio una domanda stupida, però anche per... un maneggio con 50 cavalli che chiude un mese e mezzo, i cavalli vanno comunque accuditi, esatto. Movimentati, perché stanno comunque in un box, anche se mangiano comunque vanno mossi,
sono animali liberi, no? Non è che possono stare tre mesi chiusi, ecco, quindi ce l'abbiamo fatta. Sono tutti aspetti che poi ovviamente per voi sono chiari, lampanti, certo, e necessari, ma che per chi non conosce l'attività poi sono sempre scoperte, no? Certo. Durante il lockdown, sì, noi stavamo a casa, però c'erano i cavalli che bisognava accudire. E però adesso abbiamo ricominciato, ripartiti. Sono ripartite anche le Olimpiadi, finalmente, che aspettavamo da un anno, in cui gli sport equestri sono un elemento fondativo, storico, in cui l'Italia ha anche spesso la sua da dire, no? Neri, tu stai seguendo? No, perché il salto ostacoli ancora non è iniziato. No, sì, però c'è comunque un individuale lì, un grande cavaliere, Emanuele Gaudiano, sì, e lui parteciperà. Emanuele, scusami, Emanuele. Gaudiano. Gaudiano, così ce lo segniamo, ricordiamoci di seguirlo, che fa? In che senso? Che gara? Olimpiadi. No, dicevo, sì, perché ci stanno altre gare. Sì, c'è il dressage, certo, anche già cominciato, non mi dicevi, stavano sì, già. Dovrebbero stare in competizione proprio adesso. Poi con queste Olimpiadi purtroppo siamo sempre a rincorrere gli orari, su questo ci sarebbe pure da parlare. Ma spesso le Olimpiadi sono vetrina importante per gli sport purtroppo definibili secondari, che poi sono, in Italia sono tutti tranne il calcio praticamente, gli sport secondari. E quindi anche questa Olimpiade quanto può portare a voi, la vostra attività nel vostro piccolo, ma in ambito più generale, alla federazione e allo sport equestre in generale? Io credo comunque tanto, in base se, come dicevi te, in base al risultato, la realtà e tutto, può avvicinare a più gente a questo sport, perché più si sa di notizie in base a questo sport, è sicuramente più avvicina gente. Comunque io credo che Emanuele sia un cavaliere fortissimo e credo che possa fare benissimo assolutamente a questa Olimpiade. Gaia, però in certo senso l'Olimpiade ci racconta appunto dell'impresa sportiva, del risultato, del record, della medaglia, però poi appunto si perde tutto il lato che c'è dietro, perché ricordiamoci che le Olimpiadi ci stanno una volta ogni 4 anni e un cavaliere per fare quanto dura una gara di salto a ostacoli? Chiedo per un amico. Un minuto, esatto, per un minuto di gara ci si allena 4 anni. Questo poi è il succo, no? E dietro ci sono tante storie che poi il risultato, mero risultato, non ti racconta. E ci sono delle storie che in questi anni di carriera, insomma, potrebbero aiutare ad avvicinare a questo sport, storie che a parte la vostra, che mi sembra bella evidente, insomma. Se vuoi ti faccio pensare un minuto. No, diciamo che le storie sono tutte belle, no? Perché comunque ti portano sempre a qualcosa di, a un obiettivo raggiunto, penso io. Io, per quanto mi riguarda, la storia più bella che ho vissuto da ippomamma, diciamo, è stata quando con la squadra italiana Neri e gli altri ragazzi hanno vinto gli europei a Samorin in Slovacchia. E perché lì l'ho vissuta proprio in prima persona, perché siccome siamo andati lì senza uomo di scuderia, io ero la groom, diciamo, quindi mi ha pensato. Aspetta, hai detto un sacco di termini che non sì, mi tornano. Allora hai detto ippomam, sì, giusto? Che tradotto in italiano, nel diciamo, nostro gergo è la mamma che va a seguito del figlio e che, okay, quindi si perde dietro il figlio con gli, okay, perché abbia gli stivali puliti, perché abbia guanti con sé, il frustino, cioè è un po' la sua hostess, tra virgolette, a volte non sempre gradita dal cavaliere. Chiaramente, vabbè, questo, esatto, questo come ogni
mamma che esatto, si rispetta, esatto. Insomma, non sarebbe. E la figura del groom è quella persona che accudisce 360, a 360 gradi il cavallo, cioè che okay. Quindi soprattutto durante una competizione, al di là di accudirlo nel box, alimentazione eccetera, lo seletta, lo pulisce, lo intreccia, lo fa trovare sellato. E quindi di solito è una figura presente nelle gare, nelle competizioni. Sì, è una figura molto importante e al quale il cavaliere si affida molto, perché comunque tutta la bardatura del cavallo, la preparazione, le cure, gli integratori, insomma, cioè, quindi si occupa proprio del benessere dell'animale dall'A alla Z. Esatto. Noi diciamo ci occupiamo più della parte, diciamo, di allenamento proprio del cavallo, degli esercizi e del, come dicevo, allenamento fisico che deve svolgere, e loro si prendono, come dicevo, molto cura all'aspetto del cavallo atleta, cioè, quindi c'è tutto un mondo dietro, perché il cavallo quando è in competizione o anche a casa, ma soprattutto quando è in competizione, ha bisogno dei suoi integratori, della sua routine, dell'alimentazione specifica, uno deve stare attento a tutto, perché proprio perché non parla dà a volte dei segnali che se non c'è una persona preparata o esperta magari ti sfugge e lì succede, e sappia interpretare anche questi e lì succede il patatrac. Quindi diciamo, io l'ho vissuta questa cosa con estrema passione e responsabilità, perché comunque doveva accudire la sua cavalla, poi lui è anche molto pretenzioso e quindi ecco, tu eri in questo contesto, gara. Neri era all'interno di una squadra, sì. E tu ti occupavi sia di lui, sì, in quanto cavaliere, sia di lui in quanto figlio, perché poi ogni tanto ci sarebbe anche questo aspetto, sì, lì, e anche del cavallo. Sì. Quindi, insomma. E poi mio marito ovviamente della parte tecnica. Ah, ok, c'era tuo marito anche, certo, in questo contesto. No, lui senza di lui. E quindi quello è importante. C'era il babbo che però faceva parte tecnica, quindi preparazione tua, non del cavallo. Anche del cavallo. E anche del cavallo, perfetto, ok. E che emozione è stata quindi poi vederli sul podio? Meraviglioso, cioè, se ci penso ancora. Sì. Va bene, sì. Quindi era una bella storia. Neri, appunto, invece dall'altra parte, sul podio c'è anche lì quello che dicevamo, tutto l'aspetto precedente, l'allenamento, certo, il rapporto, certo, col cavallo, ma anche, come in questo caso, il rapporto con il team. Assolutamente. Con compagni, certo, di squadra, quindi. Sì, sì. E come, perché è un aspetto che può sembrare interessante, è un po' come la scherma, no? Che è uno sport tipicamente individuale, che poi ha un aspetto di squadra in cui le squadre si compongono quasi lì per lì sul momento, sì, e poi sono. Comunque la federazione ci impone, diciamo, di fare varie varie gare quando tu arrivi a un livello, diciamo, come Coppa delle Nazioni, quindi squadre di. Cioè gara di squadra, che di solito noi abbiamo molte gare, come dicevi, a livello individuale, poi hai qualche gara dove di fatto la federazione ti sceglie, dove tu insieme ad altri gareggi per il team Italia. Okay. E come dicevo, io ho avuto la fortuna di avere un team, anche ragazzi accanto a me fortissimi, miei cari amici e tutto. Allora, quindi aiutaci a capire, perché poi anche alle Olimpiadi ci sono gare a squadre, certo, giusto? Correggetemi, certo, se sbaglio, certo. Io parlo. Quindi aiutaci a capire come si svolgono queste gare, funzionano a punteggi, sulla somma? Tu, di fatto, sia un campionato europeo, tu parti il primo giorno che gareggi sia, adesso hanno appena cambiato da poco, sia come individuale che per la squadra, okay. Quindi il tuo punteggio, il tuo risultato conta sia per la tua classifica finale individuale sia per la squadra. La giornata seguente, dove tu dovrai affrontare, diciamo, due giri, mm-hmm, due percorsi, questi percorsi valgono di nuovo sia a livello individuale che sia a livello di squadra, okay. In base a ogni, diciamo, se la squadra è composta da 4 o 5 partenti, in base a quello comunque di solito si scarta, hai la possibilità di scartare, di eliminare un risultato. Ok. Nel senso, se tu hai un buon risultato, io faccio un buon risultato,
mia madre fa un buon risultato e un quarto non fa un buon risultato, tu hai la possibilità di scartare quel risultato. Mm-hmm. E al giro prossimo, al prossimo successivo, al prossimo giro tu hai la possibilità di nuovo di scartare un altro giro che non per forza sia stato, cioè, sia la stessa persona che ha scartato. Ok, diciamo il punteggio più basso, sì, tra virgolette, viene scartato, e poi invece la somma di tutti questi punti, bene, sì, fa la, il punteggio di squadra. Il punteggio di squadra, che poi di solito in un campionato europeo tu poi hai 1-2 giorni di pausa, dove poi affronterai, diciamo, una finale dove tu con, cioè, tu e il cavallo, sì, sempre, sì, siamo sempre in due, sì, cioè gareggia a titolo individuale. Okay. La finale in base a campione europeo individuale. È chiaro che la federazione ha una computer list, no? Come tutti gli sport, a seconda dell'età e dei livelli dell'abitazione, e per arrivare agli europei deve appunto fare delle selezioni, come sono anche le varie coppe delle nazioni, da dove poi si estrapola la squadra. Quindi c'è una ci sono dei tecnici messi apposta per scegliere il team migliore che andrà a rappresentare l'Italia. Quindi penso sì. Bene, bene, quindi insomma anche ricevere quella telefonata, non so, certo, poi magari la mail. Una mail, esatto, certo. Ed essere stata una bella emozione. Certo. Ma visto che abbiamo toccato l'argomento un po' di striscio, per le prossime Olimpiadi ci stiamo facendo un pensiero? Ma ora non credo, sarà un sogno futuro. Ma futuro, insomma, c'hai 4 anni. Certo, nel senso, questo sport alla fine io mi ritengo molto modesto. Mi ritengo molto modesto, tutto, non mi permetterei mai. Cioè, è un sogno, e comunque, come dicevo, il nostro sport è uno sport che dipende molto dal callo in cui monti e che hai in un momento. Quindi io non posso sapere adesso, in questo momento, a che livello sarò tra un anno, tra 2 anni o tra 3 anni. Spero il più alto possibile, però questo lo vedremo tra 3 anni. Dipende anche dal cavallo? Assolutamente, dal cavallo, come dicevo, 50-50. Vabbè, quindi dobbiamo trovare un cavallo per Parigi, insomma, praticamente. Magari, nel senso. No, magari io dirò. Possiamo fare un appello? Te lo auguro, facciamo un appello a chiunque ci segua su Twitch, cerchiamo un cavallo per Neri che lo porti a Parigi 2024. Giusto. Da Roma. Giusto. Arriviamo là come riscaldamento e poi, vediamo una garetta. No, ovviamente ti auguriamo, tutti quanti ci auguriamo di avere più cavalieri italiani possibili nelle prossime Olimpiadi, che saranno appunto quelle di Parigi 2024. Ci sarà tempo, insomma, sei giovanissimo. Ambito europeo, invece, mi avete parlato di europei, gare internazionali, tu poi mi dicevi hai fatto anche attività lavorative all'estero, sì. E com'è invece la situazione a livello europeo per quanto riguarda la vostra attività lavorativa, il vostro sport invece? Trovi cavalieri forti? Assolutamente, all'estero io, come dicevo, ho vissuto, diciamo, tra un tira e molla tra Italia e Belgio, ho vissuto su per giù 3-4 anni in Belgio, dove lì ho conoscenze di tantissimi miei amici e cavalieri fortissimi con realtà bellissime. E cosa ti sei portato da quell'esperienza? Da quell'esperienza sicuramente cercato di imparare il più possibile dalla loro mentalità. Sicuramente loro come nazione, diciamo, il Belgio di sé per sé molto lavorativa, sono molto, come si dice, molto rigide, guarda, molto. Sì. E che è una cosa che comunque ho imparato lì ed è molto bella, in cui credo molto, e sicuramente ho imparato molti aspetti tecnici che, nel senso, che mi hanno dato la possibilità di esservi sonora. Che uno pensa sempre al cavallo, al cavaliere e insomma all'andare a cavallo come un'attività classica e quindi in qualche modo, come si dice, insomma, delineata in degli standard che sono così più o meno da quando l'uomo ha inventato il cavallo, per fare una citazione. E invece c'è un'evoluzione nelle nuove generazioni, ad esempio, mi viene un esempio banale,
Tu cavalchi come cavalcava o come cavalca papà o no? No, assolutamente no, cioè come hai detto te, proprio un'evoluzione, no? Cioè un'evoluzione di cavalli, di proprio noi, il modo, prima era un modo molto, molto diverso, c'erano etiche diverse. Aiutaci a capire perché diverso può voler dire. Come posso dire, molto più... comunque parli di un animale, possiamo dire molto più in modo grezzo, era una cosa molto più grezza, era molto classica, a livello che c'era molto lo stile del fantino, del cavaliere, dell'amazzone, tutto molto, però non era così dal mio punto di vista, credo, perché comunque non l'ho vissuta, non era mai così dettagliata come adesso, adesso è proprio... la precisione, molte realtà, cavalli con una mentalità completamente diversa, no? Perché comunque anche gli allevatori di cavalli hanno fatto di tutto per migliorare sempre il cavallo. Quindi effettivamente già tra una generazione e l'altra poi, perché sì, tra Neri e Anton Giulio passa una generazione, non di più. C'è stato tanto questo... Sì, io l'ho vissuta perché io montavo insieme a mio marito, è chiaro, lui faceva le gare, io no, però adesso è tutto più delicato, no? Cioè i cavalli sono più gentili, sono più fini, i percorsi sono più delicati, nel senso che prima magari si facevano percorsi meno tecnici, molto più sforzo, molto dove più... il cavallo magari doveva sforzare molto, adesso invece sono percorsi delicati, nel senso che ci sono delle distanze magari messe premeditatamente difficili in modo che il cavallo possa fare più facilmente un errore ma senza sforzare troppo, dimmi se sbaglio, no, cioè prima era tutto più nella ricerca di fare lo zero, cioè di fare un percorso netto, ma che sarebbe il miglior risultato, senza toccare barriera, sì, ma con cavalli magari un po' più macchinosi, un po' più grezzi, come diceva lui, no? Non così qualitativi. Adesso il cavaliere cerca un cavallo fine, un cavallo leggero, un cavallo veloce, perché prima non era necessario avere cavalli veloci, bastava avere cavalli, come si dice nel gergo, coraggiosi passatori, che saltasse l'ostacolo, adesso è tutto più complicato perché deve avere un cavallo rispettoso, cioè che ha rispetto del salto e che quindi non lo tocca, un cavallo veloce perché comunque devi stare nel tempo e anche il tempo è molto importante, quindi tutto questo insieme di cose rende l'equitazione uno sport sicuramente adesso più competitivo, appunto più delicato, quindi una monta un po' più bella, sicuramente più bella a vedersi, e è una monta diversa, non so migliore o peggiore, però gli standard sono sicuramente diversi. No, migliore o peggiore non lo possiamo dire noi, è però diverso, è già diverso. Quindi sempre ritornando all'immaginario che poi uno si fa nell'ignoranza di quello che è la vostra attività, frustino non frustino, sperone non sperone, è quello di cui stiamo parlando? No, quelli sono gli aiuti che il cavaliere può avere per poter appunto condurre l'animale. È chiaro che sono degli aiuti dei quali non si deve abusare, quindi il frustino è consentito, gli speroni sono consentiti. Adesso in questo sport, soprattutto nelle competizioni, ma anche a basso livello, ma anche nelle competizioni meno importanti, ci sono appunto degli steward designati apposta che devono controllare la lunghezza degli speroni, il frustino, la bardatura, che il cavallo non sia ferito, cioè c'è un'attenzione che prima non c'era, e questo sicuramente è una bellissima cosa per lo sport e per il cavallo soprattutto, perché prima quando montavamo noi vedevamo anche delle brutte cose verso gli animali, cose adesso non si vede più. Qua volevo arrivare, nel senso, probabilmente Gaia per meriti anagrafici, vogliamo dire, no? Grazie. ha vissuto di più questo passaggio, e secondo te in qualche modo è più, cioè, perché mi viene da pensare che sia una cosa molto legata anche giustamente alla sensibilità verso il benessere animale, alla sensibilità anche meramente ecologica, cioè del rispetto della natura in ogni sua forma, che quindi è stata acquisita dallo sport in qualche modo.
E come è stata recepita dai cavalieri magari più appartenenti alla tua generazione? Che mi sembra che la generazione di Neri sia quasi più naturalmente portata a un pensiero appunto incline al benessere animale, mentre forse nella generazione che poi è quella anche dei miei genitori questa sensibilità ancora non c'era. Ma sicuramente tante persone si sono perse perché non hanno saputo fare questo step. Mio marito è uno di quelli che invece l'ha saputo fare, perché comunque è sempre stato rispettoso dell'animale. È chiaro che ci vuole l'equilibrio, quindi non si può andare, come ti posso dire, non ci deve essere un'esagerazione. La posso fare io? Non è un chihuahua che si porta nella borsetta con... è comunque un animale che deve essere addestrato e deve stare in dei parametri, no? Perché ha uno scopo definito. E poi perché comunque deve fare quello sport, deve diventare un atleta, deve avere la testa per essere un atleta, quindi non si forza mai se il cavallo non è portato per quella cosa, perché sarebbe comunque una violenza. Quindi appunto l'equitazione moderna, anche con l'allevamento, cerca adesso di portare già cavalli che nella testa sono agonisti, mentre prima nell'equitazione, diciamo, dei miei tempi si poteva prendere un cavallo dal prato e forzarlo a diventare atleta. Invece adesso no, si cercano cavalli che magari hanno anche un costo superiore, ma che sono già per genealogia predisposti a fare questa cosa. Non si va a prendere il cavallo dal prato e lo si costringe a far chissà che, no. Sia per uno scopo di performance, immagino, esatto. Quindi si predilige un cavallo di testa. E poi di testa e di benessere dell'animale, perché certo. Ovvio che è come, poi posso dire che si riduce tutto a questo, e poi come un essere umano, nel senso, se prendi un uomo alto 1,40 m e lo fai, metti a fare il pilone di rugby, forse qualcosa non va, no? Lo stai forzando. Anche perché poi tutto quello che ruota intorno al cavallo è un impegno veramente è tanto grande, l'impegno, la spesa, il tempo, quindi è brutto da dirsi, ma bisogna ottimizzare tutto l'impegno verso un cavallo che sai che poi magari non lo farà, ma che poi comunque ha la potenzialità per farlo fare. A quel punto forse se tutte le caselle vanno al punto giusto si riesce a fare una grande equitazione, però ecco, non ci si può permettere di saltare nessun passaggio, non ci si può permettere oggigiorno di lasciare niente al caso, altrimenti è facile poi perdere tempo e sbagliare la strada. Senti Neri, da questa chiacchierata, poi se vuoi possiamo far uscire mamma per il momento, il tempo della risposta, ma al di là dell'attività sportiva, anche lavorativa, che sembra ti porti via tanto, tanto tempo, ci sono altre passioni? Come riesci a far conciliare un'attività del genere con poi tutta la vita giustamente di un ragazzo di 20 anni? Ma io alla fine ho dedicato tutta la mia vita a questo, e principalmente la mia passione principale è questa, non è che ho altre. Poi è normale che ho amicizie, in realtà associazioni, ma è uno sport che comunque è uno sport, un lavoro che ti costringe, almeno a livello quello faccio io, di passare completamente giornate intere solo pensando a questo, quindi non puoi permetterti di avere troppi distrazioni, hobby, diciamo. Distrazioni, certo. Poi è normale che ho delle amicizie, ho delle realtà, ma non ho grandi, diciamo, hobby. No, vabbè, questo è il classico sacrificio, no, tra virgolette, dell'atleta, che appunto dedica la propria vita a un'attività sportiva. Soprattutto che è uno sport che al di fuori di quanto te stesso ti puoi allenare, devi anche allenare cavalli, magari non solo uno, due, ma a volte quattro, cinque, sei, che comunque ti prende una giornata intera. Perché poi magari anche ci dirigiamo alla chiusura, però Neri, oltre a essere un atleta internazionale, possiamo dirlo, e di sicuro livello, da poco anche
sei istruttore, sì, sì, hai preso istruttore, il, sì, sì. Come si la dice, l'abilitazione, la qualifica da istruttore a 21 anni. Sì. Come si fa l'istruttore a 21 anni? Sicuramente io sono... Cioè ti trovi, immagino, anche a avere atleti più grandi di te. Assolutamente, certo. Da istruire. Comunque io, devo essere sincero, mi sento anche molto aiutato, diciamo, dalla mia vetrina sportiva, che è una realtà che comunque ti aiuta. Poi ho sempre... All'inizio magari mi sentivo un po' più intimorito anche a dover, giustamente, perché non sono la tipologia di persona arrogante, o sono comunque una persona modesta, educata, e a volte andare troppo a forzare delle situazioni non mi è mai troppo piaciuto. Poi piano piano, con l'esperienza e le realtà e tutto, e magari in casi di difficoltà dover dire oh, ti bisogna fare così, così e così, ma anche proprio, come dicevo, perché a volte è uno sport pericoloso e ci sono stati dei momenti in cui magari sono intervenuto in modo più diretto per migliorare e per evitare magari un errore, e questo mi ha creato, diciamo, una certa esperienza e una realtà da non... Quindi, diciamo, eri istruttore prima di prendere la qualifica da istruttore, lo facevi di tuo? Cioè, non che lo facessi, non faceva l'istruttore prima di prendere la qualifica, ci dissociamo ovviamente da tutto. No, dicevo, interpretavo, visto che aiutavi già prima, questo mi stai dicendo, quindi poi hai capito che potevi fare l'istruttore? No, nel senso che se io inizialmente, quando poi ho preso la qualifica di istruttore, dovevo spiegare qualcosa a una persona, la spiegavo in modo molto più leggero, cercando di non infierire troppo, anche per una, posso essere sincero, una paura magari di sbagliare. Ok. Poi nel momento in cui, come tutte le cose, prendi un'esperienza, capisci delle realtà e ti informi, io comunque ho lavorato con varie persone e ho cercato di fare il mio pacchetto personale e cerco alla fine di trasmettere quello che mi hanno insegnato. Chiaro. Poi quella è un'abilità tua in base a quello che puoi trasmettere o non trasmettere, però è una cosa personale. E al di fuori di quello che cercavo di intendere è che nel momento in cui io inizialmente, ragazzo, come dicevamo, di 21 anni, dovevo dire a una signora o un ragazzo magari più grande di me bisogna far così e così così, quando lo dovevo fare inizialmente mi sentivo un po' più intimorito. Poi con l'esperienza, in realtà, facendolo, mi si è creata una sicurezza in me stesso da poter dire fai così, così, così. Ok, è chiaro, quindi come in tutte le cose, anche pur avendo un bagaglio di esperienze, certo, già pregresso di un discreto livello, l'esperienza gioca in tutto. E Gaia, un'ultima domanda per te, pure anche per, diciamo, girata a tutta l'associazione. La società sportiva, quali sono i vostri obiettivi, diciamo, nei prossimi anni, nei prossimi periodi, sia sportivi che anche a livello manageriale, possiamo definire così? Noi appunto abbiamo queste due bellissime realtà. Per la prima, dove abbiamo la scuola, diciamo, di base, ludica, talenti, spero vivamente di poter far avvicinare tanti bambini e tanti anche adulti, perché adesso abbiamo preso anche il settore della scuola cavalli a questo sport, perché comunque al di là che si fa all'aria aperta, quindi sarà sicuramente consentito, però è un bel momento di svago, anche perché lì a talenti è possibile fare equitazione tutto l'anno, perché abbiamo una struttura coperta meravigliosa, abbiamo l'accesso al parco talenti, quindi volendo cercheremo anche di organizzare delle passeggiate, quindi cercheremo di tirar fuori anche da chi ci frequenta degli atleti, quindi cercheremo di fare un'equitazione a tutti i livelli. Per quanto riguarda invece la sorta di cantera, sì, sì. No, di primavera dell'equitazione, sì, anche perché poi siamo fortunati lì, perché abbiamo, mi permetto, all'interno della struttura il ristorante Al Ferro, non so se conosci, quindi possiamo spesso organizzare un po' questa attività di divertimento, organizzando anche delle scene, cioè metterla molto sulla socialità
diciamo. No, che poi oltre, prima che un'attività sportiva, è un'attività anche ricreativa. Esatto, esatto. E associativa, ecco. Esatto. E per vedere quanto... poi, posso, ti interrompo, poi certo, ti lascio continuare, sì, vedere quelle immagini dei bambini, tanti bambini nel galoppatoio, è divertente, E, questa appunto è la nostra istruttrice, Cristina, e insomma siamo un bel team, è una bella realtà e più che altro ci divertiamo. Quando in un posto, anche se è un posto di lavoro, vai volentieri perché sai che ti diverti, allora tutto l'ambiente secondo me c'ha una bella, no? Giova, certo. Sì. Per quanto riguarda l'attività appunto invece al CAS, sicuramente spingeremo molto sui risultati agonistici. E abbiamo molti ragazzi giovani che adesso hanno preso anche nuovi cavalli, nuovi pony, quindi nuovi binomi che adesso si stanno un po', diciamo, mettendo insieme, ma spingeremo sicuramente sull'acceleratore grazie alla professionalità di Neri, di Anton Giulio, di Francesco Cerulli Relli, anche lui un istruttore, fa parte del nostro team, e di tutto un entourage di persone, compresi appunto gli uomini di scuderia, che non sono da sottovalutare, che tengono in vita tutta questa macchina, perché è complicata, ecco. Tanto l'obiettivo a breve e lungo termine l'abbiamo fissato, no? Sì, sono d'accordo. Siamo d'accordo, l'abbiamo fissato qua. Ricordatevi, clippate questo momento, insomma, salvatevi questa diretta, spammeremo clip di questa intervista un po' dappertutto, Instagram, Facebook, su YouTube. I Pieraccini, scusatemi, mi veniva Procaccini, che è una nostra collaboratrice, Pieraccini si preparano a Parigi. Fantastico. Neri non mi aveva capito, stavo cercando di interpretare. Grazie Giulio. Va bene, grazie a voi intanto di essere stati qua, di averci raccontato le vostre storie, che come al solito, insomma, quando ci sono storie di sport e di giovani, poi lasciamelo dire, sono sempre emozioni. Grazie. Grazie a voi. E ragazzi, io ringrazio ovviamente anche voi che ci state seguendo in diretta su Twitch. Vi ricordo di lasciare un follow e cliccare sulla campanella per non perdere le notifiche delle prossime dirette, le quali saranno giovedì, appuntamento fisso da non perdere, con Athlete Talk, e venerdì con Studio League, il solito appuntamento con il mitico Deugemo e il nostro Andrea Buzzao. E vi ricordo di andare a seguire i nostri canali social, Instagram e Facebook e YouTube, dove potrete rivedere tutte le nostre interviste, non solo quella a Neri e a Gaia, che vedrete ovviamente tra qualche ora, al limite domani. Ragazzi, io dalla redazione di Atleta News è tutto, non mi resta che ringraziare ancora una volta i tecnici che dall'altra parte ci aiutano, Nicolò, Mattia, Raffaele, li vedete tutti là, di Raffaele vedete un braccio, Andrea Buzzao, che è dall'altra parte in redazione. Io vi saluto e vi ringrazio, e posso chiedere a Mattia di chiudere tutto. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale, seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!